La storia è semplice. Io ho iniziato a lavorare in questa officina nel 1973. Ho iniziato, costruivo scarichi per motociclette. Poi ho fatto diversi lavori, ho lavorato anche oggetti d'arredamento. Poi io ho iniziato. Mi piaceva andare a correre, ho iniziato a costruire qualcosa come la Marciano. E ho iniziato, poi ho avuto dei periodi dove l'ho lasciata perdere, poi ho costruito una replica di una SS100 con motore Fiat, e dopodiché poi ho finito questa Marciano e niente, l'officina costruivo delle repliche per i clienti o restauravo auto sempre per i clienti fino adesso. La Marciano per certi periodi l'ho lasciata perdere, poi l'ho finita di restaurare negli anni 90 e dopodiché nel 2008 è stata omologata ASI. Ecco, l'officina è questa. E adesso sono con i miei figli, si sta restaurando delle macchine, si stanno costruendo delle repliche nuove, tutto qui. Ma ne ho fatte diverse. Ho restaurato un Dino Testa Rossa, poi ho ricostruito del 206P, fatto una P4, due 250LM, SVB, 250 Berlinetta. Poi Dino 246 restaurate diverse, poi non ricordo, molti anche ho ricostruito in parte dei telai per altri clienti, dei collaboratori che restaurano macchine. Poi ho restaurato di Ferrari. 250 GTE restaurato, poi ho fatto parti di meccanica per Tour de France, come freni, come un po' di tutto, sai, ora adesso non mi ricordo di tutto, però ho fatto diverse cose. Poi altre marche, anche AC Cobra, Maserati, De Tommaso, ho restaurato diverse macchine, Lamborghini Espada, parecchie. E 250 LM. Abbiamo ricostruito anche, non mi sono dimenticato, anche due telai e 330P, costruito un 330P, però quella più emozionante è 250 LM, perché quando sei dentro sei come un'astronave. Poi è una cosa. Poi mi piace tanto la Marciano perché l'ho fatta come mi sentivo di farla io. C'ho anche un progetto che dal 2000 che è iniziato un prototipo con la meccanica del 348.
che un mio cliente mi ha regalato la macchina che era incidentata. Io ho ricostruito il telaio, dove mio figlio poi ha dato anche una tesi all'università su questo telaio. Niente, e però non è ancora finita. Poi adesso stiamo, collaborazione mio figlio è ingegnere meccanico, stiamo costruendo sei motori Maserati a 6G2000. Tutti di intera pianta, abbiamo rifatto le fusioni, stiamo perché noi abbiamo comprato una A6G 2000 per infarina e mancava il motore e lo stiamo ricostruendo e abbiamo approfittato anche per altri clienti questo motore. È bella. Non ho avuto la fortuna di guidarla in pista, però sulle strade è emozionante. Prima avevo costruito una macchina per andare a correre, era un prototipo con motore Alfa Romeo 1300. Poi ho comprato una Montrea incidentata che c'era per poter fare una macchina. E allora poi ho trovato diversi pezzi, come il vetro era di un 250 LM. Poi ho trovato il differenziale perché volevo fare una macchina che con motore Alfa Romeo che avesse una identità Alfa Romeo, non mia, cioè che potesse visibilmente nella gamma dell'Alfa Romeo. Per me era ideale il passaggio che è stato per l'Alfa Romeo dal TZ2 alla 33, era troppo brusco, diciamo. Per me mancava una macchina tra TZ2 e 33, con un motore anteriore invece che posteriore. Ed ecco perché la Marciano si chiama 268A, perché è 2006 di cilindrata, 8 cilindri anteriore, o Alfa Romeo, cioè uno può o Alfa Romeo o anteriore. Questo modello, anche l'ispirazione del telaio è un po' riconducibile alla TZ2. Però più evoluta, secondo me, perché a me piacciono di più le macchine col motore anteriore che col motore posteriore, perché gli dà uno slancio, gli dà una linea più allungata, mentre col motore posteriore sei proprio, diciamo, se vai anche a fare un incidente e c'hai una protezione in più col motore anteriore che invece il motore posteriore, perché il motore posteriore ti può offendere di più di un motore anteriore. Poi queste sono le mie impressioni, non è detto che abbia ragione io. Ma la nostra intenzione, perché adesso con la collaborazione dei miei figli che lavorano
si lavora insieme, avevamo pensato di fare dai 4 ai 5 modelli, altri macchine, perché rifarle non come potrebbero essere fatte oggi, ma con la stessa filosofia di questa che avevo fatto io, togliendo dei difetti che si può vedere adesso, perché la sensazione di guida è piacevole. Non so se per tutti sarà uguale. In più si voleva fare tra i 4 e 5 farne un anche Spider, che in più, cioè in queste qua, solo queste macchine qui, perché poi il mondo è cambiato, non ha senso poi mettere in produzione una macchina così. Non so se nel mercato potrebbe, il mondo sta andando sull'elettrico, su altre soluzioni, quindi non vengono fatte più queste gare come potevano essere fatte quando avevo sognato di fare questa macchina io. Io sono contento, mi farebbe piacere, cosa devo dire, anche perché anche facendone 4, senz'altro, non saranno tutte 4 o 5, verranno tutte leggermente particolari, cioè, perché facendole a mano si può anche dare quell'identità in più, come fosse sempre una diversa dagli altri, ecco. Buongiorno San Giovanni, domani arrivato, piacere, grazie.